Buonasera amici della Mondo Futsal TV, siamo collegati dal Palamucci di Aprile, Emanuele Secondo e Gianfranco Marceddu per questa giornata di Serie C2 e Calcio A5. Quest'oggi si sfideranno Buenaonda contro Spinaceto 70. Aspetta il fischio d'inizio del signor Ciampino, che arriva in questo istante con lo Spinaceto in possesso di carica dietro il lancio lungo, fa buona Crepaldi, poi la conclusione da parte di Cannata, che era sfuggito alla marcatura di Crepaldi, lo fa adesso infatti, quindi Cannata contrastata infatti, che recupera il pallone Infanti da solo davanti al portiere, il palo di Infanti, la battuta De Filippis, lo scambio corto con Catalano, la conclusione, poi respinge con i guantoni Zomparelli, Infanti con il destro sfida Biraschi, raddoppiata poi con il sinistro Zomparelli, il palo graziato lo Spinaceto, sicuramente fare una gara cominciata. Adesso Crepaldi lo recupera, il pallone sul break di sinistra, poi Infanti davanti alla porta, fallisce il tapin vincente, recupera la sfera Dodero per un attimo, quindi ancora Crepaldi, Buenaonda con Infanti sulla sinistra, la conclusione respinge Zomparelli, ancora rimessa laterale per lo Spinaceto, Fabrizi in rigore, Catalano lo chiude ancora, pallone che rimane con Fabrizi che prova a piazzarla sul palo destro, pallone che esce di un soffio. Quindi rimessa laterale sulla destra, ancora per il Buena e per lo Spinaceto, pallone respinto, Fabrizi che colpisce la traversa. E quindi ancora Spinaceto, però perde il pallone. Quindi infatti in area di rigore Ricci, esce su di lui Zomparelli, numero 4 Pieretti, non lo trova. Batte adesso però il Buenaonda con Antonelli, la sfera respinta, Infanti al palo, a porta vuota. Pallone lungo, aggancia la sfera De Filippis, quindi lungo, serve sulla destra adesso De Filippis, si fa vedere la conclusione. Avanza adesso Longo con la punta del piede, Zomparelli vola e respinge la sfera sulla puntata del numero 10. Ci sono marcature strette in area di rigore. Longo data direttamente la conclusione da calcio d'angolo e trova un gol incredibile sotto le gambe di Zomparelli, la sblocca lui il numero 10. Si fa vedere Infanti sulla destra, prova ad andare via Biraschi e capisce tutto, Biraschi in area di rigore, conclusione deviata, brivido per Luciano qui. La destra a Longo, sempre De Filippis, vede bene Crepaldi che poi Zomparello respinge sul palo, tocca per Pieretti, quindi picchi, la conclusione deviata e la traversa ancora, sempre Longo, tocca per Crepaldi, appostato fuori dall'aria con la punta del piede, pallone che finisce di poco alto, Biraschi la perde, Catalano sulla destra, conclusione, Zomparello è molto attento sul suo palo, rimessa battuta in questo istante dallo Spinaceto sulla sinistra con Fabrizi, va via Ricci, la conclusione per la sfida di Luciano, Dottero in area di rigore, Dottero, ancora Luciano con due miracoli a dire di no, è per lo Spinaceto sulla sinistra, batte subito Dottero per Biraschi che qui si coordina male, si mangia ancora un gol, quindi Longo sulla sfera sulla sinistra, tocca sul cerchio di centrocampo Ricci, adesso avanza, serve infatti sulla destra che libera Ricci, bene conclusione di controbalzo, prova in queste battute finali a pareggiare la gara lo Spinaceto con Biraschi, la conclusione ancora Luciano, aspetta il fischio che arriva adesso, parte Infanti e il palo ancora da parte di Infanti, alla fine la alza lunga, esce Luciano e finisce qui, il Buenaonda porta a casa tre punti fondamentalissimi contro uno Spinaceto comunque mai domo, bella partita quest'oggi. La vittoria però del Buenaonda, da Gianfranco Marceddu e da Emanuele Tecon è tutto.